Grazie Presidente. Per entrare nel merito delle contestazioni che la mozione di sfiducia delle opposizioni fa al Ministro Salvini e alla Lega, penso che sia importante inquadrare rapidamente quello che era il contesto storico e politico in cui l'accordo tra Lega Nord e Russia Unita è stato sottoscritto. Per questo ci aiuterà poi anche a spiegare punto per punto per quale motivo le contestazioni sono assolutamente infondate. Era il 2014 e nel 2014, come tutti sappiamo, la Russia, allora guidata da Vladimir Putin, capo del partito Russia Unita, occupò l'Ucraina, in particolare occupò la Crimea. E a questo seguirono una serie di sanzioni a livello internazionale, soprattutto dal punto di vista economico, ma nonostante questo ci fu nei paesi europei un tentativo, visto che quelle sanzioni economiche creavano grande danno all'economia del continente, di riallacciare dei rapporti quantomeno normali con quel paese, sempre guidato da Putin e sempre guidato da Russia Unita. Nel 2017, per l'esattezza, anno in cui viene sottoscritto l'accordo tra Lega e Russia Unita, si è svolto a San Pietroburgo lo SPIEF, il Forum Economico Internazionale, che è promosso dal governo italiano, che ha partecipato a questo incontro, aveva l'obiettivo, nonostante l'embargo, di sostenere le aziende italiane e rafforzare la collaborazione con i partner russi e potenziare la collaborazione con i colossi dell'energia. In quella sede, nel 3 giugno del 2017, a San Pietroburgo, diverse aziende di Stato e soggetti istituzionali italiani, col patrocinio del governo del tempo, sottoscrissero 5 accordi economici molto importanti. E parliamo di un accordo tra Enel, il gestore unico delle reti elettriche russe, parliamo di un accordo tra Terna e sempre il gestore unico della rete elettrica russa per uno scambio del know-how, un accordo tra Politecnico di Torino e Gazprom Neft per la ricerca comune, un accordo tra Edison e Gazprom per il programma Poseidon, che per chi non lo ricordasse era il programma che pensava di fare un altro gasdotto che portasse il gas dalla Russia al Mediterraneo, e un ulteriore accordo di Enel sul tema dell'eolico, con dichiarazioni che suonavano in questo modo: con questo accordo l'Italia sarà il primo paese a portare la tecnologia rinnovabile in Russia. Come commentò il governo del tempo questo forum? E come lo commentò in particolare il ministro delle attività produttive del tempo? Disse a margine del forum che la Russia è un partner fondamentale dell'Italia dal punto di vista energetico, più del 40% del gas e meno del 20% dell'oil viene da qui, e queste sono le dimensioni su cui lavorare per sviluppare la cooperazione. Ora, se la memoria non mi fa difetto, il ministro dello sviluppo economico del 2017, che disse queste cose e patrocinò questi accordi multimiliardari, dovrebbe essere lo stesso leader di Azione. Dico se non mi fa difetto la memoria, perché stare dietro alle dinamiche della leadership del grande centro è complicato anche per noi addetti ai lavori, però mi pare che quel ministro sia l'attuale leader di Azione. E che quel ministro che oggi chiede la testa di Matteo Salvini sulla base dell'accordo con Russia Unita sia proprio Carlo Calenda. Quindi oggi noi siamo qui a discutere una mozione di sfiducia proposta dal partito di Carlo Calenda, da Carlo Calenda che ai tempi andava a San Pietroburgo a fare accordi multimiliardari con la Russia e le aziende russe nel nome dell'interesse pubblico italiano. Credo che basterebbe già questo per ridurre a farsa la discussione che stiamo facendo, ma visto che noi invece vogliamo entrare nel merito e abbiamo grande rispetto del luogo istituzionale dove la questione viene posta, cioè il Parlamento italiano, vogliamo andare avanti e entrare anche nel merito dell'accordo, visto che questo è quello che viene contestato. L'accordo cristallizzava proprio questo rapporto di cooperazione tra paesi, perché infatti il primo punto delle premesse dice che l'accordo veniva sottoscritto basandosi su un partenariato paritario e confidenziale fra Federazione Russa e Repubblica Italiana, cioè tra quei rapporti economici che anche i vari governi italiani del tempo hanno cercato di portare avanti. Oltre all'esempio di Calenda se ne possono fare altri, 28 accordi sottoscritti dal Premier Letta nel 2013 a Trieste con lo stesso Putin, leader di Russia Unita, gli accordi di Renzi nel 2016 a San Pietroburgo per intese per oltre un miliardo, o gli accordi di Sochi nel 2017 fatti dal Premier Gentiloni. Questi sono sempre fatti, ma c'è anche un altro fatto da tenere in considerazione. Qual è l'unica sede istituzionale in cui due partiti di due continenti diversi, perché la Russia non fa parte dell'Unione Europea, potevano avere sede di incontro e di collaborazione? Nel Consiglio d'Europa. Ebbene, come sapete, il Consiglio d'Europa ha espulso la Russia dopo l'occupazione della Crimea nel 2014, salvo reintegrarla nel 2018. Sarà mica stata colpa di Salvini anche quello? Cioè Salvini che ha avuto il potere di far reintegrare nel Consiglio d'Europa la Russia? Allora, quella era l'unica
l'unico contesto istituzionale in cui i partiti potevano in qualche modo avere una forma di collaborazione. E capisco che da parte della sinistra ci sia tutta questa attenzione sul cavillo della mancata raccomandata con ricevuta di ritorno per la disdetta dell'accordo, e invece sia sfuggito ad esempio che un capo di Stato appartenente alla famiglia socialista europea, cioè Schröder, premier del principale partito, del principale paese europeo, cioè la Germania, si era tramutata in quegli anni in una sorta di lobbista di Putin, perché Schröder, come sappiamo, siede nel CDA di Nord Stream, siede nel CDA di Nord Stream 2, era, diciamo, in procinto di entrare nel CDA di Gazprom e ha dovuto uscire da quello di Rosneft solo per evitare le sanzioni da parte dell'Europa e da parte del suo paese. Quindi, mentre la sinistra era così attenta a guardare il cavillo dell'accordo tra Russia Unita e Lega, non si era accorto che un grande leader socialista, capo di Stato, di fatto ha condizionato le politiche energetiche europee a vantaggio della Russia. Ma visto che noi, a differenza vostra, non vogliamo accusare il Partito Democratico Italiano di quello che ha fatto un illustre esponente della sinistra europea come Schröder, e vorremmo che lo stesso valesse anche per noi, perché se non è responsabilità vostra cosa fa Schröder, non è responsabilità della Lega qualche singolo parlamentare di un partito alleato alla Lega in Europa dice qualche sciocchezza, ma sappiamo che questo doppio pesismo vostro è un marchio di fabbrica. Non volendo accusarvi per quello che ha fatto Schröder, guardiamo cosa è successo in Parlamento, e non così tanto tempo fa, ma a gennaio di quest'anno. A gennaio di quest'anno, quando si è discusso del finanziamento dell'armamento di Kiev per resistere all'aggressione russa, la sinistra italiana si è spaccata. La sinistra italiana, il Partito Democratico Italiano, non ha votato la risoluzione del governo di centrodestra per finanziare l'armamento a Kiev. L'hanno votata soltanto tre colleghi, a cui va dato merito, che sono stati il collega Gentiloni, la collega Madia e la collega Quartapelle, rivendicando la coerenza rispetto a quello che il PD aveva fatto nei mesi precedenti. Quindi il PD, che oggi su temi alti come l'atlantismo, la difesa della democrazia, chiede la testa di Salvini per l'accordo politico del 2017, è il PD che sull'altare elettorale della grande coalizione di centrosinistra del campo largo non ha votato per aiutare l'Ucraina a resistere contro Kiev. È lo stesso PD. Pochi mesi fa, a gennaio, ometto i ragionamenti sul 5 Stelle, perché la risoluzione votata dal 5 Stelle a gennaio del 2024 metteva nero su bianco addirittura questo: interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine. Lo stesso 5 Stelle che firma oggi la risoluzione e chiede la testa di Salvini dicendo che è filo russo, quello che fa votare in Parlamento di non aiutare Kiev, di non aiutare l'Ucraina a resistere contro Putin. Ma vedete, anche se manca la ricevuta di ritorno dell'accordo, cosa si deduce da tutto questo? Si deduce che l'accordo è venuto meno nel momento in cui si sono rotti i rapporti internazionali tra i paesi. E da che parte è stata la Lega mentre si rompevano questi rapporti? Perché abbiamo visto la confusione che regna a sinistra, ma la Lega ha fatto parte degli ultimi due governi, il governo Draghi e oggi il governo Meloni, che non solo sono sempre stati coerenti sul finanziamento, l'aiuto militare, economico e umanitario a Kiev e all'Ucraina, ma che hanno anche contribuito con le loro politiche a ridurre la dipendenza dell'Italia dal punto di vista energetico dalla Russia. Noi siamo sempre stati da quella parte lì, con coerenza. E allora che cosa dimostra questo? Conteranno di più i voti parlamentari e l'azione di governo o il famoso accordo del 2017? Ma vi va male anche se noi andiamo a vedere l'ultimo punto dell'accordo del 2017, perché prima vi ho parlato delle premesse, quindi un accordo che si svolgeva nel partenariato e nella collaborazione tra Stati. Ma se voi leggete l'ultimo punto, non solo quello della ricevuta di ritorno per sciogliere l'accordo, leggerete che il contratto, l'accordo, prevedeva che il presente accordo non è legalmente vincolante e quindi non vale la ricevuta di ritorno, cari colleghi, ed è solo una manifestazione di interesse delle parti nella interazione e cooperazione. Tradotto, se non c'è più la cooperazione e l'interazione tra paesi, la Lega è artefice ed è protagonista del taglio dei rapporti a difesa dei valori occidentali, viene meno anche l'accordo, lo dice l'accordo stesso, senza dover esibire nessuna ricevuta di ritorno. E allora, Presidente, chiudo. Io credo che a sinistra, più che chiedere la testa del segretario della Lega utilizzando argomenti alti, perché l'atlantismo, la difesa dell'Occidente, la difesa della democrazia, la difesa delle libertà, sono tutti argomenti alti, beh, forse sarebbe opportuno magari fare un esame di coscienza ai propri di leader. Perché, come abbiamo detto, il centrodestra nella quotidianità certamente ha posizioni diverse, certamente a volte battibecca, certamente a volte litiga, perché no?
o magari fa uscire delle indiscrezioni sui giornali che danno un'idea di divisione, ma la verità è che su questi argomenti, però, sulla difesa dell'Occidente, dell'identità occidentale e dell'atlantismo, il centrodestra è sempre stato storicamente unito e sempre lo sarà. Voi invece, per la quotidianità, cioè per presentare le liste nei comuni e nelle regioni dell'atlantismo, della posizione su Gaza, della posizione sull'Ucraina, della difesa dell'Occidente, magari scavando sotto sotto anche dell'appartenenza della NATO, questa unità non ce l'avete. E quindi con questa mozione vi siete fatti un clamoroso autogol, perché noi pensiamo che il ministro Salvini potrà serenamente continuare, dovrà serenamente continuare il suo ottimo lavoro da ministro, ma voi non siete assolutamente nelle condizioni di fare la morale a nessuno, visto il vostro passato recente, visto le vostre posizioni politiche. Per questo la Lega voterà contro la mozione di sfiducia al vice premier Salvini. Grazie, onorevole Molinari.